Per come è andata la gara anche dei tuoi avversari, ti basta questo terzo posto? Ma sì, la prima gara, basta così. Ci sono ancora 22 manche, quindi non c'è problema. Sarà dura da qui in avanti? Ma sarà dura per gli altri, penso. Eh sì, iniziare il mondiale sulle infida sabbia delle piste olandesi non è mai stato facile per nessuno. E anche Alex Puzar ha dovuto inchinarsi a questa legge, che era riuscito a infrangere lo scorso anno davanti agli sbigottiti padroni di casa. Il campione del mondo, dopo la prima gara, si trova piuttosto indietro nella classifica, ma le attenuanti per la parziale battuta dal resto non mancano. Nella prima frazione, un guasto al freno posteriore ha bloccato la gara del pilota della Suzuki, impegnato in una grande rimonta dopo una brutta partenza. Il vero Puzar lo si è visto nella seconda frazione, conclusa al terzo posto dopo una gara volitiva. Solo l'imprendibile Straibos e il sorprendente ma non troppo Evertsen, entrambi frequentatori assidui di questi sabbioni, hanno preceduto Puzar, che ora sta già pensando alla rivincita. Vincitore del Gran Premio d'Olanda, per somma di punti, è risultato il belga Marnik Berghuis, che difficilmente potrà entrare nella schiera dei pretendenti al titolo a causa della sua completa idiosincrasia per i terreni duri. Ma lui è uno che si accontenta e nella top 10 mondiale ci entra sempre. E veniamo al pilota che si è dimostrato complessivamente migliore in pista. Se non fosse caduto al via nella prima manche, Dave Strybos avrebbe vinto il Gran Premio disputato sulla pista di casa. Un'impeccabile seconda manche ha consentito al neoportacolore del team Carpi Motor di portarsi a casa un bel po' di punti e di candidarsi come il più pericoloso rivale di Puzar nella corsa al titolo. Mi trovo bene nella nuova squadra e spero che vada bene quest'anno. La moto va già molto forte. L'intesa con il team è perfetta. Con un po' di fortuna potremmo arrivare a cogliere ottimi risultati. Diciotto punti, tre in più di Puzar. Questa è la fetta di torta toccata a Trampas Parker, che sulla sabbia olandese ha mostrato di cavarsela bene, ma che forse non ha spinto fino in fondo. Non avrà voluto rischiare e attendere tempi migliori per sferrare il suo attacco? Difficile dare giudizi dopo la prima prova, corsa per di più in condizioni atipiche. La caduta al primo via non ha coinvolto solo Strybos. Tra i piloti di grido anche Michele Fantonna ha fatto un bel tuffo nella sabbia. E proprio lui, che non ha mai amato questo terreno, ha penato più di tutti, anche perché nel volo aveva rimediato una botta alla coscia. Zero punti in tasca e tanta rabbia per il padovano, che pur senza troppe pretese pensava di portarsi a casa qualcosa. Il più deluso di tutti, dopo la gara di Mil, è forse John van den Berg, che pure non è messo male in classifica. L'olandese deve fare i conti con una condizione fisica ancora precaria. Lo si è visto nettamente nella seconda frazione, quando due volte iridato e letteralmente scoppiato dopo aver menato la danza per metà gara. Quasi un'umiliazione che però l'ex pilota di Michele Rinaldi ha digerito in fretta, mostrando il consueto buon umore. Vuoi prenderti una rivincita nei confronti del team di Michele Rinaldi che ti ha scaricato, diciamo così, a fine stagione lo scorso anno? Non è proprio così. Io voglio battere chiunque. Tutti sono avversari. Non solo il team di Michele Rinaldi. Certo, sarebbe bello battere il campione del mondo. E state certi che io ci proverò. Io sto recuperando la forma. E di gara in gara migliorerò.